un discorso che è abbastanza recente sulla linguistica e sul femminile, sul maschile, sì, e sulla possibilità di usare questi sistemi in modo tale che tu non sappia se è maschile o femminile, sì, 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 lo swab, sì, eccetera, oppure l'asterisco. Tu ci hai riflettuto su questa parte? O... ho riflettuto, ma non lo voglio dire. Ma perché hai paura? Non lo so. Vabbè, Nietzsche diceva che credere che la grammatica della lingua debba rispecchiare esattamente la realtà è come credere in Dio. Cioè, rispetto a queste questioni, io penso che sarebbe molto più semplice dire che non c'è un genere maschile e un genere femminile nella lingua, ma che c'è un genere 1, un genere 2, come si dice adesso nelle famiglie, genitore 1, genitore 2. No, però voglio dire, è molto più semplice dal mio punto di vista capire che i generi grammaticali, quantomeno in italiano, che sono lingue in cui questi generi non ci sono, oppure ce n'è un terzo come in tedesco, però è molto più semplice dire che i generi grammaticali della lingua non hanno niente a che vedere con il sesso delle persone, e quindi uno può dire il presidente perché sta indicando una funzione e non sta indicando il sesso della persona che lo ricopre, che non insomma costruire tutta questa cosa per cui tutte le parole che usiamo devono poi necessariamente rispecchiare il sesso o non sesso della persona a cui si riferiscono. Perché questo secondo me è, come dire, nuovamente l'idea che la lingua debba, come dire, non tanto consentire una forma di comunicazione, ma rispecchiare perfettamente la realtà. Nessuna lingua lo farà mai. Però è vero. Nessuna lingua lo farà mai, perché tanto tutte queste sfumature una lingua non riuscirà mai ad esprimerle. Quanti generi dobbiamo avere per avere, come dire, una forma? Poi, voglio dire, rispecchia il maschile, il femminile, il né maschile né femminile, e se poi a un certo punto c'è chi ha cambiato sesso, cioè sono questioni veramente, poi anche senza restare necessariamente alle questioni del sesso. Queste distinzioni però raccontano una società, cioè noi non dobbiamo dimenticare che è vero che una lingua non rispecchia la realtà, non è possibile, però è anche vero che la realtà viene informata anche dalla lingua, cioè è necessariamente inevitabile osservare anche una società attraverso le scelte linguistiche che fa, è possibile farlo, no? Quando io mi rendo conto che in una classe in cui ci sono 10 ragazzi e 10 ragazze uso il maschile per indicarli tutti, racconto una società che dà una preminenza al maschile rispetto al femminile, ma questo non è né buono né cattivo, è un dato di fatto, perché se immagino che domani in una classe di 10 bambini e 10 bambine entra un insegnante che per sua arbitraria decisione li chiama tutti al femminile, sicuramente la mente di quei bambini e di quelle bambine viene condizionata in modo diverso rispetto a una classe in cui vengono tutti chiamati al maschile. E secondo me questo è un aspetto neurolinguistico fondamentale della lingua, appunto, di cui non si può... La lingua è veicolo delle categorizzazioni, sicuramente. Però rispetto a questa questione io trovo che sarebbe molto più semplice spiegare, insegnare dalla prima elementare che le parole non sono di genere femminile e maschile, perché non è che il tavolo è maschile. Cosa dire della primavera che in italiano è femminile e in tedesco è maschile? Non so, di fronte alla primavera di Botticelli cosa fanno i tedeschi che vedono una bella signorina? Oppure io mi ricordo, vedevo quando ho visto il settimo sigillo, non riuscivo a capire chi era quel signore con una falce in mano, ma perché per me l'iconografia della morte è una donna. Però in tedesco dice Der Tod ed è maschile. Oppure il sole e la luna, che per noi il sole è maschio e la luna è femmina, e c'è tutta un'iconografia di questo tipo, in tedesco è esattamente il contrario. Allora, cioè, basta spiegare che la lingua non ha niente a che fare col sesso, che le parole hanno dei generi, cioè sono delle classificazioni che classificano semplicemente le parole, non le cose. Anche qui la traduzione è molto utile, perché appunto se uno pensa che il sole è maschio e la luna è donna e poi si confronta con il tedesco ed è tutto il contrario, vede che si rende conto della relatività di questa classificazione e gli dà meno peso di quello che in realtà ha. Ma magari io avrei un'ipotesi, nel senso che bisogna anche tenere in conto che, diciamo, queste discussioni sul cambiamento della lingua sono anche date da esigenze generazionali diverse, secondo me. Penso che per i giovani sia molto più sentito cambiare queste piccole cose nella lingua che però per loro possono dare una differenza magari anche sostanziale. Quindi secondo me è anche una questione del cambiamento della lingua che magari non è sempre semplice da
non lo so, comprendere oppure accettare, oppure anche soltanto capire la differenza che c'è tra una generazione e l'altra. E dico in questo senso, forse il cambiamento di una lingua parla anche di un cambiamento della realtà, credo, nel senso che abbiamo, cioè non di un cambiamento della realtà, forse di come percepiamo la realtà, di come la interpretiamo, di quali problematiche vediamo, cioè fin tanto che non è stato un problema, per esempio, non lo so, la fluidità di genere, per esempio, io non credo che a livello linguistico ci fossero particolari problemi. Nel momento in cui emerge questo tema, magari ci sono delle ripercussioni nella lingua, nel senso mi sembra che tutti i cambiamenti della lingua forse ci raccontino qualcosa di che cosa stava succedendo nel momento in cui cambia. Ecco, niente, mi sembra che sia appunto per un cambiamento più generale, più per le problematiche, i focus che si fanno sulla realtà forse anche. Sì, che il fatto che non si riesce a cambiare la realtà. Perché forse la realtà non cambia, nel senso, cioè non cambia. Forse era sempre lì, ma impariamo a darle dei nomi diversi. Cioè, non credo che non sia mai esistita la fluidità di genere, per esempio, neanche nella sola cultura occidentale, è che non se ne parlava, non c'erano parole per parlarne e quindi non si metteva a fuoco quella cosa. E poi in un certo momento evidentemente sì, però appunto è perché ce ne rendiamo conto, o perché, meglio, ce ne fanno rendere conto chi normalmente era escluso dai discorsi e dice: ma veramente esisto anch'io? Queste, cioè, credo che almeno in piccola parte forse potrebbe essere una spiegazione anche del perché una lingua cambia. Però restando alla traduzione, anche questo è una questione che in certe lingue si può fare, in altre lingue non si può fare assolutamente. E io purtroppo, devo essere sincero, il vago sospetto che questa sia una forma di anglicizzazione delle lingue, perché gli inglesi non hanno questo problema. Non ce l'hanno con gli aggettivi, non ce l'hanno con i participi, ce l'hanno relativamente poco con i pronomi personali, però tendono a imporre il loro stile grammaticale anche alle altre lingue. Una cosa che, detto francamente, è tipica degli anglosassoni, perché loro hanno inventato questa idea di che c'è la lingua perfetta che deve rispecchiare la realtà. C'è una forma di puritanesimo negli americani, e quindi anche da questo punto di vista è come se volessero introdurre nella lingua questa idea che la lingua deve riflettere esattamente la realtà, che la loro lingua lo fa meglio degli altri e le altre si devono adattare. Però pensiamo alle lingue che hanno declinazioni, per esempio il giapponese, che declina persino i pronomi personali, distingue il femminile, il maschile, se chi mi è di fronte è superiore a me, è inferiore a me, si usano pronomi diversi, eccetera. Cioè, io la vedo anche come una forma surrettizia di uniformizzazione alla struttura dell'inglese, di queste lingue che questa differenza non ce l'hanno. Ma perché io devo adattare la mia lingua, che è bella, funziona così bene, che le persone quando la parlano possono anche semplicemente pensare che io, quando dico tutti, non voglio veramente escludere nessuno, perché così mi è stato insegnato dalla prima elementare. Cioè, mi è stato insegnato a dire tutti in un contesto in cui ci sono tutti, e la parola tutti significa tutti, indipendentemente dal genere grammaticale. Punto. Avrà un genere grammaticale, come il soprano significa una signora che canta nelle tonalità alte, ma è una signora, e la guardia giurata significa un signore che fa la guardia giurata, indipendentemente dal genere grammaticale. Allora, se uno insegna questo alle persone, non c'è bisogno di fare questa forzatura del tutto inutile, che io, ripeto, la trovo una forma di colonizzazione linguistica. Lei non è d'accordo. No, ma io non sono d'accordo, non sul trasformare le lingue. Il soprano sia un castrato, perché c'è questa era cosa. Sì, era così, originariamente castrato, c'è questa idea, però poi la parola è rimasta. Sì, sì. Lui dice non sono d'accordo, io sono d'accordissimo sul fatto che il cambiare una lingua dall'altro sia un'operazione ridicola, sì, strumentale, sì. Proprio l'ultima delle cose che mi penso usare lo Schwab, l'ultima. Poi chi la usa fa tanto bene, sì, per sì, me non c'è proprio problema, le convenzioni per me vanno tutte bene, no? Io mi ricordo che sono convenzioni. Così come sono d'accordissimo quando lei dice, quando tu dici... Tu. Sì, scusa. Quando tu usiamo dici... i pronomi giusti. Quando tu dici che lei è femminile. È già vero. Che pasticcio. Io guardavo lei, infatti. No, anche io quando dico tutti
ovviamente intendo maschi e femmine, per me perché sono il significato, certo, conta. Perché mi è stato insegnato, giustamente come dici tu, mi è stato insegnato che tutti, cioè genere maschile, include maschi e femmine. Verissimo anche questo, ed è una convenzione, verissimo anche questo, che non traduce necessariamente il fatto che io sia maschilista. Io magari invece non lo sono affatto. Questo è un discorso. Un altro discorso sul quale mi sembra che non c'entra proprio, questo qua va benissimo, e per me cambiare la lingua dall'alto mettendoci le spalle è una roba che a me fa ridere, poi ripeto, chi lo fa tanto bene. Questo è un discorso. Un altro discorso invece è prendere coscienza di un dato di fatto abbastanza incontrovertibile, che è il fatto che quando io insegno, come è stato insegnato a me, che il genere maschile include anche quello femminile, dal punto di vista neurolinguistico comunico a un bambino che sta imparando la lingua che tra un maschio e una femmina è il maschio che assorbe la femmina e non viceversa. Questa operazione qua, da una cosa. Ma esattamente, ma questa operazione qua è un'operazione che racconta le scelte che fa una società, che fa una cultura, scelte che fa mica solo attraverso la lingua, scelte che fa attraverso il sistema sociale, la struttura sociale, il sistema di parentela, sì, miliardi di cose, tra le quali anche la lingua. La lingua è un veicolo però pervasivo, potentissimo, che struttura la mente delle persone, e questo è un dato di fatto, non è un bene o un male, ripeto, è un dato di fatto. Della mia cultura, cosa racconta quella scelta? Racconta una cultura profondamente patriarcale, giustamente, no? Non sto mettendo in discussione, dico che racconta questo. Quindi comprendo anche che quando quella scelta di fondo, patriarcale o maschilista, viene messa in discussione per ragioni storiche, comprendo anche che la lingua non possa non essere anche osservata da quel punto di vista lì. Poi che si facciano delle operazioni ridicole, è vero, però comprendo che quando si mette in discussione, perché ragioni storiche fanno evolvere le culture, quindi si mette in discussione una scelta culturale così originaria, così primaria, necessariamente ne consegue che anche la lingua viene osservata da quel punto di vista. Cioè le scelte linguistiche sono aderenti, conseguenti, di scelte culturali. Sì.